Buonasera con Sottocanestro, tutto sulla Sirigas Scandone Avellino e ben ritrovato al DS Biancovirda Nicola Alberani. Buonasera direttore. Ciao Carmine, buonasera. Andiamo subito con i risultati e la classifica di Basketball Champions League del girone D. Lino che è reduce dal successo, questo è il programma, con il risultato importante, l'80-63 della Sirigas Avellino contro Nimburg. Un primo commento, poi tanti messaggi, davvero spazio anche a voi da casa con un numero sempre in sovraimpressione per raccontare quello che è stato il percorso della Sirigas Avellino finora, direttore, e soprattutto Avellino con questo risultato che determina un margine importante nella qualificazione. Sì, senz'altro è una partita importante da non fallire, perché in casa dobbiamo sempre e comunque far rispettare il fattore campo. Vincere 17 ci dà tanti vantaggi per un'eventuale gara di ritorno, per la differenza canestri e il girone, che è molto utile e importante, quindi abbiamo affrontato bene questo impegno. Guardiamo anche la classifica per comprovare quanto detto poco fa, perché ora Besiktas e Nanterre sono prime, ma subito dietro c'è la Scandone, con un percorso molto simile anche a quello del campionato, perché poi ne parleremo ovviamente. Si trova con questa figura un po' tra le formazioni subito dietro le prime, ma comunque devono stare attente anche quelle dietro. Sì, siamo in rampa di lancio anche lì, contiamo veramente secondo me in Coppa di fare un passo avanti, perché Nanterre non ci è superiore, le altre bene o male le stiamo prendendo le misure, quindi credo che sia un girone che ci può vedere positivi per agguantare la qualificazione subito. C'è tanto da dire, tanti messaggi, partiamo con il commento di Avellino Nimburg, guardiamo un po' le immagini e le commentiamo insieme al direttore Alberani, perché l'avvio è stato comunque complicato e soprattutto la vigilia complicata, perché direttore l'assenza di Bruno Fittipaldo, e poi ne parleremo nello specifico, poteva risultare deleteria nella costruzione di squadra. Avellino ha trovato comunque delle risorse in più. Sì, abbiamo avuto l'infortunio di Bruno che sicuramente, essendo il nostro regista più puro, non ci ha facilitato, però io credo che il roster sia abbastanza completo e rodato per poter fronteggiare almeno per un pochino questa assenza, quindi i ragazzi sono stati bravi a farsi trovare tutti quanti pronti a lavorare assieme, e speriamo che contro Varese sia la stessa cosa. Non è stata un'eccellente partita, ne discutevamo anche a microfoni spenti poco fa, ma anche l'aspetto principale è che con l'assenza del playmaker titolare, l'assenza del centro titolare, quindi l'asse play pivot costituita in estate, alla prima occasione Avellino ha comunque trovato quelle risorse in più e quella volontà che forse nasce anche proprio dall'emergenza, nei primi momenti dell'emergenza. Sì, esatto, quindi sarà importante continuare a stare coesi come siamo stati. Sicuramente non era partita facile, perché Nimburg ha uno zoccolo duro di giocatori, Benda, Ruban, gente che è lì da tanto tempo, sono lo zoccolo duro della nazionale ceca, quindi credo che fosse una prova comunque difficile. Siamo stati tosti e possiamo essere contenti di come abbiamo affrontato la partita. Per valutazione, differenza che emerge, 90-57, le statistiche, il 54% dal campo per Avellino, il 35% solo per Nimburg, anche forza di una difesa che ritrova gli equilibri giusti dopo prove negative. Sì, la difesa è stata l'arma vincente, come parzialmente poteva esserlo anche a Brindisi, perché a Brindisi non dimentichiamo che a 20 secondi dalla fine avevamo tenuto Brindisi a 75 punti, poi purtroppo sono andate male quelle due difese che non dovevano andare male, però nel complesso non era stata una difesa pessima. Sicuramente un fondamentale dove dobbiamo migliorare, come i rimbalzi stessi possono diventare, diciamo, un settore di miglioramento, perché abbiamo concesso qualcosina troppo ultimamente. Ecco, parliamone prima dell'assenza di Fittipaldo, questa altalena più emotiva che di gioco che Avellino ha vissuto. Sì, perché Bruno, come dicevo prima, è un giocatore che è difficile da sostituire. La sua assenza, che si protrarrà ancora per qualche settimana, però fa sì che il gruppo, secondo me, abbia una reazione di coesione, di voglia di aiutarsi, e non è detto che faccia male. C'è un famoso allenatore italiano che allena in Germania che dice che less is more, speriamo che abbia ragione, che sia il nostro caso. Vediamo proprio se sarà così. Andiamo anche in sala stampa e partiamo con le dichiarazioni dei protagonisti. Partiamo da Jason Rich. Credo che abbiamo fatto un buon lavoro stasera, anche se qualcosa non è andata proprio come volevamo. Loro avevano 14 rimbalzi offensivi all'intervallo lungo, sicuramente avremmo potuto fare qualcosa di più in questo senso, ma abbiamo continuato a giocare mettendoci molta energia e credo che i risultati si siano visti. Ogni partita fa storia a sé.
La squadra si è presa dei rischi facendomi giocare in uno contro uno, però la palla è entrata. E non soltanto quando tiravo io, ma anche quando lo facevano i miei compagni o quando Ndiaye rollava nel pitturato per l'alley-oop. Per quanto mi riguarda, ho cercato di giocare con molta aggressività, dando il ritmo alla partita. Io e Figlioi finora guidiamo il gruppo per punti segnati, ma credo che la nostra leadership vada ben oltre il foglio delle statistiche. Giorno dopo giorno, in allenamento, cerchiamo di spronare tutti, anche con Marty e con gli altri giocatori più esperti. Cerchiamo di spingerci l'un l'altro per migliorare sempre. Quindi, sì, siamo leader nelle statistiche, ma credo che ci sia qualcosa di più profondo. E Ricci in apertura parlava del dato rimbalzi davvero eloquente nel primo tempo in particolare. Sì, è stato un peccato perché un mix di fattori, un po' i loro tiri da tre, quindi tiri lunghi, difficili da controllare, un po' qualche disattenzione, qualche palla sfuggita, però il dato alla fine del primo quarto era veramente un po' desolante. Poi ci siamo rifatti, ne abbiamo lasciati soltanto quattro nel secondo tempo, quindi contiamo di migliorare in questo fondamentale. Tante difficoltà in questo avvio di campionato, soprattutto per l'infermeria davvero piena. Jason Rich è il protagonista indiscusso di questa squadra, almeno per il momento. Sì, l'idea era quella sin dall'estate, speriamo che si mantenga. È un giocatore importante che è stato preso proprio per fare questi compiti. Crediamo che abbia tutte le caratteristiche per portarci un bel po' in là. Tra l'altro MVP di settimana Jason Rich, settimana scorsa Adonis Thomas, quindi a conferma che le scelte operate comunque anche di continuità fanno piacere, no? Ah, no, non lo sapevo, però sì, diciamo che ci fa piacere, è tutta roba nostra, quindi aiuta tutto. Andiamo ancora con la sala stampa, il coach del Nymburk. They play better than us and... Hanno giocato meglio di noi, ma la cosa che mi fa arrabbiare è che hanno giocato più aggressivamente di noi. È una cosa che non possiamo permetterci, perché magari non saremo la squadra con più talento del gruppo, ma solitamente ci mettiamo molta più intensità e credo che questa sia stata la chiave della partita. Avellino ha tirato bene nel primo tempo, non siamo riusciti a fermare Rich e alla fine abbiamo perso anche un po' di fiducia in attacco. Tutto qui. Yeah, they deserve it. They deserve the win. There is top three teams in this group. Le prime tre squadre del girone credo siano Beşiktaş, Avellino e Nanterre. O almeno questo è ciò che sembra al momento. And we need to fight with all the others for qualification. Noi non abbiamo paura. Dobbiamo lottare con tutti se vogliamo qualificarci. È un girone difficile e credo che la nostra sia la squadra con meno esperienza. E qui mi riferisco agli stranieri. Ma dobbiamo adeguarci il prima possibile, perché è un campionato serio e non siamo all'asilo. Spero ci riusciremo. Forse una squadra che non ha dato davvero l'impressione di essere squadra e forse per questo si lamentava il coach nel post-gara. Sì, hanno avuto una partita un po' inusuale per loro, che sono sempre molto coesi, molto attenti, molto precisi. Forse, come diceva lui, noi siamo più esperti, l'abbiamo fatto pesare, hanno delle buone individualità, un giocatore che mi piace tantissimo come Lawrence perché è molto solido, credo che possano senz'altro essere un grata a capo per la partita di ritorno. Per la classifica confermava le forze che emergono, almeno per il momento, Beşiktaş, Nanterre, Avellino, forse qualcosina di più? Sì, sembrano le più attrezzate, con Beşiktaş un passo davanti a tutti, Nanterre... Secondo me non è niente di speciale, l'aspettiamo qua. Vediamo un po' anche il post gara di coach Stefano Sacripanti, il primo passaggio. So we won a very important game for our condition. Abbiamo vinto una partita importante nonostante le nostre condizioni, nonostante la pesante assenza di Pitipaldo, nonostante avessimo avuto soltanto due giorni per preparare questa partita. Complimenti al Nymburk per aver dimostrato di essere una grande squadra e per aver lottato questa sera in campo. Congratulations for Nymburk and the coach. Anche loro allenatore che fanno una buonissima pallacanestro con le situazioni tecniche e tattiche abbastanza importanti. Molto importante la differenza tra i primi due quarti e i secondi due quarti sono i balzi d'attacco concessi a loro. Ne abbiamo lasciati 14 nei primi due quarti, solamente 4 negli altri due. Sono molto contento della prestazione di oggi perché c'è stata una dedizione
da parte della squadra in maniera veramente molto 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 precisa, e stando attenti a tutte le indicazioni date con grande partecipazione. Abbiamo da risolvere un po' questo problema dei rimbalzi difensivi, ci rendiamo conto, ci lavoreremo sempre di più in queste prossime ore. Insomma, maggior dedizione che si è espressa in campo, attenzione però ai rimbalzi in futuro. Sì, ha assolutamente ragione il coach, quindi penso che stia già preparando il modo di stressare la squadra al punto giusto, perché questo non succeda con Varese, che è una squadra molto pericolosa a rimbalzo offensivo, quindi è importante subito ritararsi per questo fondamentale. Abbiamo ascoltato il primo passaggio, ora si focalizza ovviamente il ragionamento su Bruno Fittipaldi e la sua assenza. Io penso che chiaramente sia un'assenza importante quella di Bruno, perché ci porta un'altra volta un po' in una situazione d'emergenza, però nello stesso tempo non abbiamo fatto nessun tipo di valutazione ancora, perché vogliamo capire bene i tempi di recupero e vogliamo capire bene come possa funzionare. Certo, teniamo presente che fondamentalmente ci sono tre partite da disputare, perché dopo c'è una pausa che potrebbe garantire poi il ritorno, io spero, sia di Fesenco che di Fittipaldi, però nei giorni a seguire sapremo meglio di tutti i tempi di recupero, quindi adesso, fino adesso non ci abbiamo pensato, anche perché almeno personalmente ero molto, molto focalizzato sulla partita. All'inizio ci siamo stramega spaventatissimi, perché poveretto gli si è girato completamente il dito all'indietro, ha cacciato un urlo di grandissimo dolore, però se è solamente la capsula non è una grande cosa. In questo momento non sappiamo dire del discorso del legamento, perché era talmente ancora, come dirti, ancora pieno di liquido di fuoriuscita, quindi noi siamo passati da un momento di totale serenità, perché sembrava che nulla fosse stato toccato dentro, a un pochino più di allarme, perché in effetti è, e quindi diciamo che se è solamente quello, i tempi di recupero con o senza operazione erano completamente gli stessi, cioè brevi. Sapremo dire un pochino con più precisione dopo cosa sarà. E saranno 40 giorni di stop, li confermiamo. Esatto, 40 giorni di stop non ci volevano, però penso che siano gestibili con la buona volontà della squadra e l'aiuto della sosta. Se c'era un momento per farsi male, forse era questo. Diciamo un po' cosa è successo a Bruno Fittipaldi: un brutto colpo al pollice della mano destra, attimi chiaramente di paura, poi confermati non tanto nelle primissime ore, più nel discorso del giorno dopo, quando davvero ci si è resi conti della gravità. Sì, dopo la risonanza sono venuti dei dubbi che potessero essere varie le zone interessate, quindi si è reso necessario l'intervento, sia perché, come diceva il coach, i tempi di recupero non variavano, e sia perché ci doveva essere la consapevolezza di, entrando dentro la mano, di sistemare tutto, di verificare che tutto fosse a posto. Bruno Fittipaldi, che sta vivendo una fase non certo serenissima, forse come atteggiamento in campo, forse per la volontà, almeno per quanto ha potuto finora, di prendersi davvero, e queste immagini lo testimoniano, diciamo, anche lo scettro in campo come capacità di poter trascinare anche i compagni, che gli è un po' mancata, perché a Capodorlando lo era stato. Sì, era un sistema diverso, con minori / nulle aspettative. Qui le aspettative sono tante, l'eredità è pesante, però lui ha tutte le caratteristiche umane, tecniche, fisiche per essere il nostro playmaker, e quindi lo aspettiamo in tutti i sensi. Ancora Sacripanti, che parla di mercato e anche di altro, e poi chiederemo qualcosina anche al direttore Alberani. E mi è piaciuto la gestione del playmakeraggio da parte di tutti. Lorenzo, tra l'altro, oltre ad aver svolto un ruolo da giocare a playmaker in questa maniera, è stato anche molto importante a livello difensivo, prendendo tutto il campo il playmaker, cercando di fare, io direi, bene. Jason, anche lui ha fatto il playmaker, a tutti quanti hanno aiutato. Ecco, adesso penso che stiamo arrivando anche alle migliori condizioni di recupero dopo questo aspetto negativo per Andrea Zerini, e quindi perlomeno quelli che ci sono stiamo incominciando a
ad esserci in maniera completa per poter fare allenamento tutti. Cioè voi mi state facendo dei nomi, ecco, noi non abbiamo minimamente pensato a nulla in questo momento se non la partita e di vedere di risolvere il problema di Bruno, che devo dire la verità è stato anche molto sfortunato perché era l'ultima azione dell'allenamento, gli è rimasto incagliato questo dito, l'ha proprio girato tutto all'esterno rimanendo incagliato in una maglietta. In uscita aggiungiamo anche questo messaggio da casa: direttore, credo sia lecito dire che Fittipaldi, al di là della partita con Torino, abbia reso al di sotto di quanto ci saremmo aspettati o che avremmo sperato. È possibile che proprio in virtù di ciò un suo lungo stop possa farvi monitorare con attenzione il mercato, magari guardando giocatori tipo Tyrese Rice, un nome che poi è tornato anche in conferenza stampa ieri. Tyrese Rice ai margini della propria squadra attuale, che è peraltro uno dei nomi che più darebbe ulteriore entusiasmo alla piazza. Fabrizio da casa, su questo nome e anche sul mercato potenziale. Diciamo che adesso nell'era di internet i tifosi sono bravissimi e diciamo non solo reagiscono facendoti la tara appena fai un acquisto, ma addirittura sono proattivi sostituendosi nell'atto di trovare i giocatori. Noi il mercato non l'abbiamo esplorato perché sapevamo, come sappiamo, che l'infortunio sarebbe stato limitato nel tempo, quindi non è una cosa che ci interessi, perché aspettiamo Bruno, crediamo che questa squadra debba dare delle risposte, ci sono tutti gli elementi perché questi ragazzi coagulino ancora di più e lo sostituiscano e lo aspettino. Tra l'altro il nome, parliamo davvero di una trattativa complicatissima e non parliamo ovviamente di Avellino, ma per chiunque al momento. Beh sì, perché è un giocatore che un club come il Barcellona aveva scelto come playmaker titolare per vincere l'Eurolega. Non, con tutto il rispetto, però non siamo a quel livello lì, non c'è niente di male, quindi per carità è un grande giocatore, ma avendo potuto l'avremmo preso quest'estate. Non è un tipo di giocatore che in questo momento fa parte del nostro piano, insomma. Tornando un po' anche al discorso di Bruno Fittipaldi, cosa vuoi dire al ragazzo in questo momento, che forse vive un momento negativo, non solo a livello di infortunio, ma proprio personale, forse una carica in più? Assolutamente, l'ho sentito prima, è già ottimista, adesso bisogna che si riposi, perché lui è uno che lavora sempre, è uno serissimo, anche lui cerca, se può fare un pochino di più di lavoro lo fa sempre, quindi cerchiamo di farlo rilassare, magari prenderà un piccolo periodo di pausa in Uruguay, vediamo, poi tornerà e lavorerà forte per essere disponibile il prima possibile. Tra l'altro, come hai detto un poco fa, tutto sommato la pausa delle nazionali tanto non voluta dall'Eurolega può far piacere a formazioni come Avellino. In questo caso sì, la presenza della finestra non ci faceva molto piacere perché alcuni giocatori, in primis Fittipaldi e Scrub, si sarebbero dovuti sobbarcare o si sobbarcheranno dei viaggi pesanti poco prima di una partita come quella di Venezia. In questo caso Bruno si può riposare, può lavorare e credo che alla fine l'operazione lo renderà più forte. Torniamo ancora con la Champions per vedere le immagini della prossima avversaria della Sidigas Avellino, ovvero l'Aris Salonicco, una forza che un po' manca al girone perché è in una fase complicata, soltanto 61 punti su un campo complicato su cui Avellino è passata. Sì, sì, assolutamente. L'Aris è una squadra che si sta trovando, è un campo molto caldo per definizione da sempre. Non esistono partite facili in trasferta oramai a questo livello e quindi sarà una gara impegnativa, con una trasferta impegnativa. Partiremo domenica subito poche ore dopo la fine della partita con Varese e questo già rende complicato un po' il tutto. Chiediamo un sacrificio ai ragazzi, però insomma siamo in ballo e balliamo. Si gioca domenica alle 12, poi subito a Salonicco per la sfida di martedì, vediamo anche il prossimo turno, tra l'altro anche un santone delle panchine perché Panagiotis Giannakis è stato protagonista della prima sfida di Eurolega di Avellino contro l'Olympiacos Pireo al Del Mauro, quindi sarà anche un incrocio particolare per Avellino, è comunque un personaggio. Uno dei grandissimi, che me lo ricordo, fortissimo, e quindi sarà un onore giocare contro di lui. Con questa grafica andiamo anche con una domanda, perché Kirilo Fesenko è assente a tempo indeterminato, ci spiego un po' l'evoluzione del caso, perché si attende un po' anche il responso soprattutto di questa fisioterapia che sta producendo il ragazzo. Sì, di base, vedete anche nelle immagini, ha un faccino che l'anno scorso non ha mai avuto
Di base sta bene, sta tenendo molto bene in forma, sta lavorando. Era sceso molto il tono muscolare in seguito a un rigonfiamento del ginocchio dopo le prime partite, quindi adesso, grazie anche all'aiuto di Ben Horner e al lavoro di Amadi, lo stiamo curando, poi c'è la sosta. Probabilmente avremmo ragionato in maniera diversa se non ci fosse stata la sosta, però guarda come è sfilato, è veramente, diciamo, credo pronto per fare il suo ingresso in campo in qualcosa di un tempo decente, diciamo. Quindi l'obiettivo è che non subito dopo la pausa, ma almeno nella decade successiva, la squadra trovi davvero il suo slancio sui 12. Sì, diciamo che questa è l'idea, esatto. Ovviamente il discorso si lega anche in un'ottica futura con Shane Laval. Anche lì abbiamo visto una carica esplosiva in conferenza stampa, in cui ha mostrato tutta la sua personalità, dimostrando di essere un giocatore che senza gli infortuni oggi sarebbe come giocatore di Eurolega, meno di Champions League. Ma oggi fa il caso di Avellino, e come lo vedi ora in ottica futura anche Shane Laval? Shane adesso è veramente nel momento più delicato, a parte l'operazione, perché deve assolutamente lavorare forte, come farà, bisogna vedere come reagisce il suo corpo, quello non lo possiamo sapere né noi né lui, e a questo punto veramente potremmo fare dei pronostici sul suo rientro, perché fino ad oggi è veramente difficile. Io credo che sia un giocatore che ci renderà molto utile, perché ha una cosa che è insostituibile, che io chiamo l'X Factor. Lui ha quel pizzico di lucida e sana follia, di leadership, di durezza mentale, che fa sempre bene, soprattutto in quel ruolo, e quindi credo che quando riusciremo ad averlo potrà essere un'addizione importante. Che può essere un'addizione importante sui 12, e soprattutto qui lo rivediamo ancora con il logo della Scandone. Per i 12 aggiungiamo anche questo particolare, tanti elementi con le assenze si ritrovano a correre per altri ruoli, e questo poi può implicare anche delle difficoltà personali, ad esempio Scrub e Zerini in questa fase con Ben Ortner stanno trovando nuovamente slancio. Sì, è vero, questo ci ha costretto anche a inseguire, soprattutto quello che ne ha fatto le spese più di tutti è l'allenatore, paradossalmente inseguire un assetto ottimale, perché con le rotazioni sempre zoppe è un continuo inseguire, avendo quattro lunghi, almeno cinque esterni, il nostro allenatore riesce a impostare una partita in maniera decente. Spesso, e questa cosa viene spesso sottovalutata, quando si ha ad esempio Scrub solo nelle rotazioni dei lunghi, poi la coperta corta sul perimetro, sono tante cose che non vengono tenute in conto, però complica veramente lo svolgimento, lo sviluppo di una partita. Anche perché quest'anno già dall'estate l'infortunio sembra dietro l'angolo, appena firmato Fesenco si fa male nel ritiro, è davvero pazzesco. Sì, ci sono delle annate un po' particolari da questo punto di vista, bisogna continuare a essere positivi, avere il sorriso, lavorare, e tanto prima o poi finirà. Sul percorso di Fesenco anche in nazionale qualcuno ha sotto un po' il naso, il muso, per quanto riguardava anche il suo potenziale arrivo immediato ad Avellino, seguirlo subito ad Avellino, anche su questa faccenda, insomma, il lavoro fatto con la nazionale vi ha soddisfatto, poteva esserci qualcosa di più? Fesenco non poteva venire ad Avellino perché non aveva il passaporto. E questo già tranquillizza, perché considerando il periodo di preparazione a Kiev, lui in quel momento sarebbe dovuto stare a Kiev, e avendo veramente finito le pagine del passaporto, lui aveva pensato di rifarsi, sì, il passaporto. Quindi è una cosa che questi ragazzi viaggiano sempre, non hanno mai tempo di fare, lui ha detto ok, e quando si è fatto male si è dovuto operare e il passaporto però non ce l'aveva, quindi c'è stato anche questa problematica. Poi ha dovuto fare il visto una volta avuto il passaporto, quindi purtroppo non lo poteva sapere né lui né noi, e siamo trovati a inseguire questa cosa, però tutto sommato io penso che l'importante sarà averlo sano, averlo definitivamente, non manca tanto. In chi stai vedendo per ora l'X Factor che dicevi poco fa? In questo momento l'X Factor di cui ti parlavo lo stanno tirando fuori un po' tutti, perché non c'è secondo me uno che particolarmente ne abbia, lo stanno facendo vedere a fiammate. Penso che questo qui sia un gruppo coeso in cui veramente la forza nostra sia il gruppo. Mi piace molto la dedizione che hanno tutti quanti i ragazzi a sprazzi, vorrei che fosse soltanto un po' continua.
Chiudiamo la prima parte anche con una considerazione sulla Basketball Champions League, perché nelle prime settimane sembrava tutto equilibrato, nelle ultime sembra un po' spaccarsi il girone D, ma non solo, anche negli altri gironi vediamo delle forze maggiori rispetto alle altre. È comunque una competizione in ascesa, in netta crescita rispetto al recente passato. Assolutamente, già l'anno scorso verso il finire di stagione era a livello molto alto, e lo testimonia anche appunto le squadre che sono arrivate, cosa hanno combinato in campionato. Credo che adesso siano state eliminate tante squadre di seconda fascia, il cui round servono. Il nostro girone, pensare che una squadra come Bonn sia ultima, fa capire che insomma il livello è alto. Non abbiamo niente da invidiare all'Eurocup. Anche perché il mercato sempre aperto può favorire il discorso anche di ingressi extra poi in futuro. Chiudiamo questa prima parte così e poi torniamo subito con il direttore Alberani dopo la pubblicità per parlare di Serie A e del prossimo futuro della Sidica Savellino. A dopo. E ripartiamo dai risultati della Serie A dell'ultimo turno per tornare un po' a quello che è stato il KO di Brindisi, di cui si è tanto discusso ad Avellino, perché Avellino con la tripla di Martin Lunen aveva in pugno il match, poi un po' di errori ai liberi, la difesa su Tepic e il supplementare che poi ha visto l'Epi Casa conquistare il primo successo in campionato, anche questo ha fatto un po' dispiacere all'ambiente irpino, perché Brindisi attendeva questo successo ed è arrivato contro Avellino, un po' il derby del sud ormai. Sì, immagino il rammarico dei nostri tifosi, perché può essere vicino al nostro. Noi siamo ancora arrabbiatissimi per questo risultato, anche se onestamente Brindisi non valeva i 0 punti, è una squadra comunque tosta, con un campo difficilissimo. Dispiace per il valore del derby, dispiace perché li avevamo sempre battuti in precampionato. Io sinceramente sono convinto che noi siamo superiori a Brindisi, però il campionato è una cosa viva in cui dipende il momento, lo stato di forma, la fischiata, la loro disperazione forse ha fatto la differenza. Noi siamo stati un pochino sfortunati, superficiali in un paio di occasioni chiave. Peccato, però in una stagione capitano perde così, bisogna avere la forza di andare avanti, guardare, non pensarci troppo, perché abbiamo tanto cammino da fare. Ancora un po' i risultati per far notare ovviamente il risultato di Milano-Bologna con il successo dell'Emporio Armani sulla Segafredo Virtus, con un vantaggio comunque consistente, ma dimostrando per quanto riguarda i felsenei quello che è il percorso nuovo intrapreso dal team con Segafredo sponsor, e soprattutto il testa coda che ha visto la vittoria di Brescia contro Reggio Emilia. Sinceramente vedere Reggio Emilia così suona strano. Eh sì, però adesso però noi facciamo un lavoro difficile, dove è una scienza complicatissima e non esatta, e quindi anche una squadra come Reggio Emilia, che per carità dicono che si devono salvare, però hanno giocatori che noi non so se riusciremo a raggiungere, però esempio Julian Wright, esatto, non dovrei dire uno, ma lo stesso Cervi insomma non è andato a Reggio Emilia perché gli hanno detto le poesie, è andato a Reggio Emilia perché l'hanno convinto con argomenti solidissimi, e quindi sono a 0 punti. È un campionato molto complesso, sicuramente Reggio Emilia non rimarrà a 0 punti molto, anzi è una squadra che comunque secondo me vale e può lottare per i playoff, perché comunque sono indietro di 3 partite rispetto ai playoff, 3 partite sono niente rispetto a quello che manca, quindi è un campionato che è ancora tutto da dire. Brescia puntellata ottiene questo primato dopo 6 giornate, davvero pazzesco. Sì, pazzesco fino a un certo punto, perché hanno un nucleo di giocatori solidi, provati, hanno tenuto praticamente il quintetto, hanno perso soltanto l'elemento meno importante, cioè il centro, hanno mantenuto la guida tecnica, hanno dato continuità societaria, quindi c'era tutto perché continuassero. Hanno un giocatore come Vitali, che è un professore di pallacanestro, Mosk, che conosce il campionato meglio di chiunque altro, hanno tenuto l'MVP del campionato, quindi penso che avessero tutto per partire forte. Vediamo quanto dureranno, sicuramente hanno un margine di miglioramento ridotto rispetto ad altre squadre, e quindi senz'altro però hanno fatto una mossa giusta, perché sono già veramente a buon punto per la lotta playoff. Prepara una gara ogni 7 giorni, ormai non dico la qualificazione per quanto riguarda la Final Eight è certificata, ma poco ci manca, un percorso entusiasmante. Quando parliamo però del discorso di giocare in Coppa, Reggio Emilia la paga, ma la paga anche Capo d'Orlando ad esempio, che è stata la, non dico matricola, ma ormai è una formazione radicata che riesce comunque ad ottenere ottimi risultati, soprattutto lo scorso anno, i successi a Milano, però ora a 4 punti deve vedersi comunque dietro. Capo d'Orlando sono bravissimi e molto creativi, credo che la Coppa sia uno step ulteriore che richiede
anche un pochino di esperienza. Anche io, il mio primo anno in Coppa, devo prendere le misure e richiede degli accorgimenti un po' diversi. Credo che possano senz'altro rialzarsi, però la difficoltà non è tanto far bene un anno, ma rimanere sempre circa lì in alto, e quindi sicuramente dovranno lottare molto, come d'altronde dobbiamo lottare ancora tutti. Ancora messaggi da casa. Per quanto riguarda Fittipaldi, sono d'accordo con il coach ad attendere il suo rientro, anche perché sono certo che non abbia fatto vedere ancora troppo rispetto alle sue potenzialità. Sono certo che con un po' di tempo e l'impegno anche del coach rientrerà al meglio, gustandoci con le prestazioni viste a capo d'Orlando. Quindi fiore all'occhiello della campagna acquisti, perché è arrivato ad Avellino con grandi aspettative, perché si conosceva il suo percorso della passata stagione. Insomma, segue un po' le dichiarazioni rese poco fa da te e anche dal coach. Sì, perché Bruno può darci tantissimo in tanti modi. È chiaro che in un contesto di squadra nuova sono tante le cose da aggiustare. Lui tante volte si preoccupa un po' per tutti, un po' meno di se stesso, però onestamente quello che veramente ci è mancato rispetto a quello che doveva essere il nostro inizio di stagione sono i due punti di Brindisi, che non è un campo comunque facilissimo, perché le squadre che ci hanno vinto veramente con un colpo di tacco, una gomitata all'ultimo secondo. Quindi ancora per parlare dei singoli mi sembra molto presto. Però parliamo anche di un altro singolo, perché noi abbiamo parlato nella prima parte, ovvero Amadi Ndiaye. Il suo ingresso non è stato semplice, ha anche un problema fisico costante che si porta dietro. Sì, esatto, perché l'unico sano dei nostri centri poi in realtà è Ortner, perché anche Ndiaye non è che stia benissimo. Sfrutteremo la sosta, meno male che c'è, per curarlo, perché ha un problema alla schiena che ne pregiudica l'utilizzo continuativo e potrebbe bloccarsi da un momento all'altro. Adesso questo non succede grazie al lavoro del preparatore e dei fisioterapisti, però è un ragazzo che anche lui ha una storia medica un po' così, perché purtroppo si è fatto male con la sua nazionale, come stesso con Fesenco, quindi a noi nazionali non ci hanno fatto molto bene. Un po' in tutti gli sport, ma nel basket con questi ritmi davvero assurdi con le nazionali, un calendario che prima o poi dovrà trovare una quadra, perché si gioca tantissimo e forse si gioca male. Sì, adesso purtroppo i giocatori fanno le spese e le società fanno le spese di una lotta politica che sinceramente di sportiva molto poco. Basti pensare ai ritmi cui sono sottoposti i ragazzi, basti pensare al fatto che prima della partita di Venezia noi avremo Scrub che torna due giorni prima, decollando direttamente dalla Repubblica Dominicana e arrivando a giocare contro Venezia, non sappiamo in che condizioni. Sono situazioni in cui i ragazzi si stancano, poi si infortunano, e poi anche grandi club come Real Madrid devono fare a meno il loro capitano Sergio Llull, che è una cosa assolutamente fuori di testa. Finché non i calendari non prevederanno almeno 30-40 giorni di riposo per gli atleti, magari anche concentrando poi le partite, però i corpi di questi ragazzi sono veramente troppo sollecitati. Forse perché nel basket, questo lo diciamo spesso, forse non si dice tanto, c'è un NBA che è praticamente un corpo estraneo alla federazione internazionale, è l'unico sport al mondo che ha questo particolare, che però poi complica il tutto. Assolutamente, perché l'NBA è come se non venisse tenuta conto, quando poi in realtà è una lega veramente importante che assorbe sempre più giocatori. Poi ne è nato un altro, perché di fatto l'Eurolega involontariamente ha avuto lo stesso percorso. L'Eurolega fa un calendario altrettanto pesante che porta le 16 squadre ad avere stagioni almeno di 60-70 partite, e quindi mi sembra veramente sia eccessivo, diciamo, però... Poi aggiungo io, forse la FIBA si è svegliata un po' tardi nel tentativo di riequilibrare le cose. Sì, perché oramai la strada era stata presa. Comunque vedo che vengono scomodati ordini come la Corte Europea per sistemare questa questione, quindi è troppo più grande di noi. Attendiamo i risultati. Infatti, allora guardiamo la grafica del quintetto della settimana, perché c'è anche il particolare con Avellino che paga, stavolta c'è un giocatore avversario nel quintetto base, a dimostrazione che la LAN è stato espressione di un ottimo match per Brindisi. Purtroppo sì, è stato molto efficace, e colpa anche nostra, connesso anche magari un attimino appunto ai nostri problemi che ci sono stati a rimbalzo, purtroppo... non siamo stati consistenti in quella zona del campo, speriamo già da domenica di farci sentire, perché Tyler Kane e Pelle sono due giocatori veramente consistenti sotto canestro. E c'è un prossimo avversario, perché Okoye sta davvero dimostrando tutto il suo valore quest'anno.
Sì, credo che grandissimo merito vada al coach Kaya, che lo sta esaltando nelle sue caratteristiche, nascondendo i suoi difetti perché ne ha, e quindi tutto il sistema di Varese viene valorizzato e lui forse è l'emblema di questa squadra operaia che però è veramente tossica da affrontare. Guardiamola in grafica nella sua completezza e poi guardiamo anche le immagini nell'ultimo match, perché parte con Cameron Wells, Waller che ad Avellino è stato protagonista già in Champions perché era del Mornar Bar lo scorso anno, Ferrero, Coia e Pell, poi Kane, Hollis, Tambone, Avramovic, Bergamaschi, Natale e Sec per chiudere, coach Kaya, esperienza davvero di tanti tanti anni in Serie A e lo scorso anno lo scherzetto ad Avellino. Sì, mi aspetto una partita molto simile infatti, perché l'anno scorso ci confezionava veramente uno scherzetto importante, però anche di proprio di questi tempi con le difficoltà fisiche, sì, di Cousin. Esattamente, quindi bisogna essere veramente mentalmente pronti, hanno giocatori difficili da affrontare perché sono tutti molto duri, esperti. Ritrovo con piacere Matteo Tambone, con cui ho fatto una finale scudetto, la Lega 2 l'ha forgiato, è stato veramente un giocatore importante per coach Kaya e comunque una squadra sufficientemente lunga e equilibrata per darci molto fastidio. E viene da un 93 a 66 con una formazione che non ha il tempo di prepararla come Varese, proprio il discorso che facevamo prima. Guardiamo anche un po' le immagini. Con questa particolarità ovviamente 93 a 66 e quello che dicevamo insomma del rapporto settimanale rispetto al dover scendere in campo ogni 48 ore praticamente. Assolutamente, hai tutta la settimana per focalizzarti, concentrare le energie su un avversario solo. Trenton ha fatto un po' le spese dell'energia messa in campo da Varese. E Trenton poi tra l'altro è specialista un po' di queste partenze in difficoltà per poi lanciarsi invece al gran recupero lo scorso anno, insomma, è testimonianza. Sì, credo che anche Trento abbia cambiato molto in alcuni ruoli chiave, quindi stanno cercando la chimica giusta. L'anno scorso loro avevano una chimica eccezionale e erano quasi tutta chimica, quindi Varese dal canto suo da questo punto di vista ha già fatto dei grandi progressi e quindi sono veramente complessi da affrontare. Vediamo un po' anche il prossimo turno di questa Serie A con Avellino che sfida alle ore 12 Varese, il turno che si apre con tre anticipi alle 20.45 di sabato, Trento-Milano, Reggio-Emilia-Pistoia, Cantù-Venezia, poi alle 17 Torino-Cremona per la domenica, Pesaro-Brindisi, tra l'altro aggiungiamo anche questo particolare, Pesaro che veniva indicato un po' come la formazione in difficoltà, ha trovato ad esempio in Dallas Moore un atleta spaventoso. Pesaro, il mio collega Cioppi è bravissimo nel valorizzare giovani talenti sconosciuti, Moore penso che sia un giocatore che ha un futuro bellissimo davanti a sé, arriva una partita importante per tutte e due le squadre perché vincere vorrebbe dire andare a 4 punti, credo che Reggio Emilia sabato sera lascerà la casella dello 0, quindi la lotta a salvezza è molto, molto importante. Andiamo anche ancora con questa grafica perché Bologna in casa potrebbe fermare la capolista, è un esame importante per la Segafredo. Sì, onestamente vedo una partita dal pronostico chiuso perché Bologna in casa ha veramente una marcia in più, come credo che Sassari non si farà sfuggire la vittoria contro Capo d'Orlando. È una serie accresciuta questa, nettamente? Beh, mi sembra decisamente sì, perché ci sono tante squadre forti, nuove, vogliose, da quelle che hanno risorse come Torino e Bologna a quelle che hanno azzeccato la chimica come Brescia, e se Reggio Emilia ha 0 punti vuol dire che il livello è molto alto. Andiamo un po' anche con altri messaggi, ovviamente la possibilità di recuperarli. Direttore carissimo, mi raccomando firmi il rinnovo del contratto perché senza Nicola Alberani per Avellino la vedo dura. No, troppo buono, adesso sono altre le persone. Senza presunzione, il migliore della piazza arriverà prima o poi il giusto premio per il suo operato. Avellino la vuole bene, io penso che giusto premio è un trofeo con Avellino, un po' quello che manca male, in questi. Dopo che sei arrivati lì, io credo che il migliore sia sempre la Sidigas in questo momento. Senza la Sidigas la vedo dura, senza Nicola si può fare. Direttore, buonasera. A prescindere dai nudi e crudi risultati che potrebbero essere più o meno giusti, volevo sapere da lei, sotto un punto di vista puramente personale, qual è la sua idea sull'operato innanzitutto del coach, chiamato forse alla prova del 9 dopo 2 anni di rodaggio, e poi sull'operato dei nuovi arrivati, se è positivo, se aspettava qualcosa di più da qualcuno in particolare. Allora, partiamo un attimo dal coach. Beh, sì, adesso
non sono in condizione, diciamo, di giudicare il rapporto di sinergia, diciamo. Sì, professionisti di 18 anni di Serie A come Sacripanti, diciamo, ha fatto benissimo, mica tanto rodaggio mi viene da dire, perché subito finale Coppa Italia, sfiorate il finale Supercoppa, sfiorato la finale Scudetto, insomma, Pino sta facendo benissimo, è al centro del nostro progetto, andiamo d'accordissimo, quindi va bene, insomma, siamo contenti. Sull'operato dei nuovi arrivati, torniamo un po' al discorso fatto nella prima parte. È un po' presto, onestamente, per dire. Sono contento dell'approccio, del modo di seguire l'allenatore, della dedizione, della serietà, perché sono le uniche cose che a questo punto della stagione credo sia giusto valutare, e ce l'hanno tutti. Puoi dire chi fa bene più o meno bene, non mi sentirei a posto a dirlo così presto. Non è semplice quindi trovare qualcosina in più, forse l'abbiamo detto prima, Fittipaldi e qualche altro elemento deve anche superare la forte volontà di esprimersi facendosi scivolare un po' di più addosso qualche critica di troppo, comunque una volontà personale. Sì, ci sono giocatori che hanno grandissime aspettative, è chiaro che ognuno viene qua con motivazioni diverse, da Fittipaldi appunto che viene dall'Eurolega, vorrebbe tornarci, Wells che ha assaggiato l'Europa ma sostanzialmente nuovo, a Scrub che non ha mai giocato a questi livelli, quindi sono tutte piccole scommessine che vogliamo provare a vincere assieme, però veramente è prestissimo, siamo ancora oggi, ho avuto la fortuna di pranzare con l'agente di Rich, che è anche l'agente di Lune, che è anche l'agente di Ragland, quindi uno sì, con cui in genere facciamo qualche operazione, e anche lui diceva che è presto, è troppo presto per fare dei bilanci, ha visto la squadra ieri, ha visto bene i suoi due assistiti, però è una fase della stagione in cui bisogna stare uniti, pedalare, rendere il gruppo sempre più coeso e poi i bilanci si fanno più avanti. Altra richiesta settimanale che mi hanno formulato, qualche contatto con Ragland, al di là del discorso di mercato, lo precisiamo subito, come rapporto, come contatto diretto, c'è stato qualcosa? Sì, sì, diciamo gli ex giocatori li sento sempre, siamo sempre in contatto, lui è un ragazzo che è rimasto molto legato qui, e sta facendo un'esperienza di altissimo livello, a cui gli auguriamo ne seguiranno altre di ancora più alto livello, però non, li sento tutti sempre i giocatori, da Nannali a Marquis Green, siamo sempre in contatto con tutti, perché è una cosa a cui teniamo molto, il fatto che questa venga vista veramente come una piazza calda, una famiglia e un posto di lavoro ideale. L'ottimo rapporto vissuto con i giocatori è rappresentato proprio da James Nannali, che non perde occasione, che sia ad Avellino o ad Istanbul, di raggiungere la Scandone, perché è capitato anche nelle ore di vigilia del match col Besiktas di ritrovarlo, sì, lì. Sì, è legatissimo a noi, in particolare anche al nostro fisioterapista Salvatore, che si sentono sempre, io prendo in giro perché dico che è sempre che è il suo vero agente, e questa cosa ci fa enormemente piacere, perché sono dei rapporti che non hanno prezzo, e quando tu ad esempio scopri che stai cercando di prendere Des Wells e Nannali, suo amico, allora tramite una raccomandazione riesci a una raccomandazione, un consiglio, oppure Jason Rich che è a Parigi, deve venire a Avellino, deve mollare Parigi, chiama il suo amico Joe Ragland, e allora queste cose qui, questa energia positiva che cerchiamo di creare attorno al club e in cui la proprietà crede molto, penso che ci faccia bene. Allora, con anche un messaggio particolare, a breve credo che lo avremo, così abbiamo possibilità di riprenderlo per quanto riguarda la diretta, aggiungo anche Des Wells, un giocatore che sta mostrando passi di crescita offensivi, può migliorare in difesa, è secondo te un potenziale crack in futuro per l'Europa? Sì, credo che abbia tutto per essere un futuro crack o comunque un giocatore molto importante. Deve migliorare alcune cose, è un ragazzo molto sensibile, questo a volte lo influenza negativamente, ci sono giocatori che magari, per fare un paragone, lo stesso James Nannali non è così sensibile, ma ha una scorza di arroganza che lo fa credere di essere il migliore di tutti, e questa cosa lo aiuta. Dez è un ragazzo invece che capisce tutto, sente tutto, vede tutto, e questo può essere un bene in tanti aspetti, ma anche un male, ma è molto nuovo all'Europa, ha fatto solo della D-League e del college, quindi è un mondo a cui si deve abituare,
e magari fare un percorso alla Jason Rich, arrivare insomma ai livelli di Jason, che è un po' la sua chioccia. Saluti carissimi ad una persona fantastica e un direttore super, guai a perderlo sempre con noi. Il messaggio è di Enzo De Vito, e lo salutiamo, il direttore sportivo dell'Avellino, e forse c'era anche possibilità di stare insieme questa sera, invece sei da noi, mi sembra, poteva esserci qualcosa insieme, lo salutiamo il direttore De Vito. Enzo è un amico, scherzo, quello bravo è lui, diciamo, io cerco di barcamenarmi. Si è creata questa simpatia l'anno scorso in una trasmissione, e penso che sia anche una delle belle cose che abbiamo qui ad Avellino. Spero che entrambi riusciamo a fare un bellissimo percorso, perché insomma è una squadra che mi piace. Anche loro hanno avuto la loro sfortuna come infortuni, quindi per adesso siamo legati nella sfortuna degli infortuni. Vediamo se riusciamo a mettere la testa fuori dall'acqua. E poi ci siamo tornati anche un po' nelle trasmissioni. Recente passato per il calcio, un derby negativo l'hai vissuto, perché quell'Avellino Caserta fu condizionante, sembravi negativo, ma fu poi condizionante in positivo nel percorso. Eh sì, quell'Avellino Caserta fu una ripartenza, una partita anche sorprendente per certi versi, però ci diede la spinta e la consapevolezza per dire adesso basta, bisogna andare, perché eravamo un po' spalle al muro. Il gruppo reagì veramente da campioni, quindi non sempre le sconfitte sono negative, tante sconfitte sono negative, poi magari una ogni tanto serve. Torniamo un po' al discorso degli americani, parlavamo di Dez Wells, ti chiedo anche di Jason Rich, che forse Avellino restituisce all'elite del basket internazionale, perché sembrava un po' confinato ad essere il classico top scorer da squadra di medio classifica, invece può starci benissimo con un talento pazzesco. Sì, penso che fosse finito un po' nel dimenticatoio delle squadre italiane e rischiasse la Francia di essere di diventare il suo buon ritiro. Un giocatore importantissimo, credo che abbia doti di leadership, tecniche umane incredibili. Noi ci aspettiamo sempre di più da lui, nonostante ci dia tantissimo. Quindi siamo molto, molto, molto contenti di averlo. Jason Rich, che avrà le attenzioni particolari di chi in Italia lo ha allenato già, ovvero Attilio Caia, che l'ha definito in una trasmissione nazionale un califfo per la Serie A, insomma un termine che può avvicinare davvero quello che sono le caratteristiche anche oltre che fisiche e mentali. Onestamente, Rich, quello che quest'estate me l'ha sponsorizzato di più è stato proprio Attilio Caia. Io ero un giocatore a cui pensavo e non pensavo, e lui mi ha dato la spinta decisiva proprio per la grande conoscenza di pallacanestro che ha Attilio. E parlavamo, lui doveva trovare il playmaker, io stavo cercando quel giocatore lì, lui mi disse, Attilio, ma se tu potessi, quale giocatore sarebbe il giocatore veramente forte? Guarda, io se fossi allenatore di Milano nel 2 piglierei Rich. Quindi insomma ha una certa considerazione di Jason, e speriamo che non si sia sbagliato, speriamo che anche domenica possa farglielo vedere, insomma, che non si era sbagliato. Si portava un po' dietro anche delle referenze forse errate, perché si parlava di un Rich forse all'epoca giovane che faceva un po' le bizze, invece mi sembra un giocatore concentrato a fare il meglio per la squadra. Sì, i primi anni della sua carriera purtroppo l'hanno influenzato e sono stati un limite per l'altissimo livello, perché effettivamente non era un santo, però i ragazzi cambiano, maturano, bisogna avere la pazienza di guardarli, aspettarli, monitorarli. Sicuramente il matrimonio è stato decisivo in questa fase di maturazione, e lui adesso è veramente un capo, quindi credo che onestamente sia un giocatore che, se si conferma a questi livelli qui, possa trovare spazio in qualsiasi formazione in Italia e in Europa. E poi c'è una grande differenza che poi forse è basilare per il discorso di crescita, perché James Nunnell ad esempio passava dai 30 minuti che giocava ad Avellino ai 15 e forse meno che gioca al Fenerbahce. C'è un punto su cui c'è tornato anche Shane Lavalle in conferenza, ovvero quei 18 minuti che devi fare alla grande oltre i 40 che facevi, quindi forse Jason Rich non ha capito questo in carriera nella prima fase. Sì, probabilmente è stato anche quello che l'ha un po' frenato, però credo che adesso veramente avrebbe la maturità per essere veramente ovunque. Sul mercato ci siete tornati con Ben Ortner, è un giocatore di garanzia perché sa bene quello che deve fare anche in questo caso in pochi minuti. Sì, le scommesse io credo che bisogna farle d'estate,
potendo, non le farei mai, però dovendo le fare, proprio uno le fa d'estate, avendo un infortunio, quindi dovendo tamponare una falla importante durante l'anno, non puoi inventare niente, quindi hai bisogno innanzitutto di una persona, di un uomo che sappia dove va e cosa serve a questo gruppo. Ben è tutto questo, è un ragazzo che farebbe bene a qualsiasi squadra, ha avuto un attimino di rimbalzo rispetto alla prima partita di Cantù nel rendimento, perché era fermo da un pochino dopo aver fatto la pre-season con Milano, quindi adesso speriamo che decolli ancora, perché c'è bisogno di lui già da domenica. Buonasera al direttore Alberani, da appassionato di basket non posso che ammirare la sua carriera che, come dice lui, è anche iniziata per caso dopo che aveva smesso per fallimento di Forlì. Ha un consiglio per chi vuole intraprendere la sua carriera? C'è un termine per iniziare? Se vuole un assistente può sempre chiamare, aggiorno ovviamente il curriculum vitae, anche se mi occupo adesso di altro a Milano, ma con la Scandone nel cuore, con tanta competenza cestistica, quindi insomma... Mamma mia, che complimenti. No, diciamo, questo qui è un lavoro che personalmente sconsiglio, perché è un lavoro che è abbastanza difficile, dove la fortuna ha un peso preponderante. Credo che serva tanta passione, appunto, poi bisogna trovarsi nel posto giusto al momento giusto. Come assistenti in questo momento ancora non siamo così grandi da averne bisogno, però sono tutti benvenuti quelli che vogliono dare consigli o vogliono una curiosità. In chiusura di puntata ti chiedo dell'ambiente, come vedi Avellino al terzo anno della tua avventura? Allora, in chiusura di puntata innanzitutto invitiamo il direttore De Vito a venire al palazzetto, ecco. Che ancora non è venuto, se ancora quindi lo sgridiamo. Anche perché mi sembra che dall'altra parte tu ci sei stato. Insomma. Io sono tifoso, anzi ho anche una buonissima media col calcio. Quindi diciamo che la piazza secondo me ha tante cose buone, forse un po' scottata da qualche delusione passata, però credo che dando fiducia a questo gruppo, a questi gruppi, si possa ritrovare subito un bellissimo entusiasmo. Io faccio un invito a amare sempre più questa squadra, perché se qui fate dei ragazzi sensibili, grandi lavoratori, credo che si percepisca subito, Carmine, se una squadra è fatta di brave persone, non se sono forti o scarsi, però la persona, la disponibilità al lavoro, all'ascolto, credo che tu lo possa capire subito. E non tu, il tuo tifoso, e quindi questi ragazzi lo meritano. Quindi questo è l'invito che faccio, però per il resto io a Avellino sto benissimo e penso che sia un grandissimo posto per fare sport. Ecco, ti vedi da qui ancora per tanti mesi, diciamo anche per anni in più ad Avellino, è troppo presto questo per dirlo? Questa domanda la facciamo, bisogna che la facciate all'ingegnere, perché non è giusto che risponda io, quindi... Un giorno inviterete qui l'ingegnere De Cesare e risponderà lui. Benissimo, grazie a Nicola Alberani per essere stato con noi. Grazie, grazie Carmine. Grazie in regia a Enrico Coppola e Giuseppe Andrita, davvero grazie a tutti per i tanti messaggi. Una buona serata, a giovedì prossimo.